Friends. My name is Anna Travis Dutchison, President of Plus Virginia, and it is with great pride and pleasure that I welcome you on behalf of the Board of Directors and members of Plus Virginia Mail Yegah. We would especially like to extend a warm welcome to our own town guests who have traveled here to be with us here this evening. This evening, it is our wish as your host to introduce our colorful Sardinian culture, as well as experience an evening of celebrating our Sardinian heritage. Club Sardinia Mail Yegah is proud and honored to present Clavativa Sociale Remittente, a folk choral group from the island of Sardinia. They have just recently performed in Los Angeles, California last week, and they have also performed throughout Europe, Asia, and South America. I hope this evening you will enjoy this evening's performance. And before I call upon Mrs. Maria Arguitu to introduce our distinguished guests, I would like to invite Mr. Lilo Puma, who is our Italian Vice Consulate, to say a few words. Mr. Puma. Ancora una volta ad assistere a questi gruppi sardi che tramite la nostra regione sarda si permettono il lusso di venire qui in Italia e portarci quello che è la nostra cultura, il nostro ricordo, i nostri bei anni che abbiamo passato nella nostra infanzia, specie in Italia. A voi vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon lavoro per questa magnifica organizzazione che il Presidente unitamente al Comitato hanno tanto fatto per far riuscire questa serata. La ringrazio signor Presidente, ringrazio tutti voi e buona permanenza. Buonasera signore e signori e benvenuti tutti alla nostra casa, cioè Circolo Sardegna di Niagara. La nostra casa è la vostra e a questo punto vi do un benvenuto a tutti, a membri e non membri, alle persone che sono venute da Sarnia, un caloroso applauso per avere fatto questo viaggio per vedere il nostro gruppo riminuente. E così, ben altro, cosa altro vorrei dirvi? Che sono molto molto orgogliosa di vedervi qui in un bel numero. Questa qui per la nostra casa è veramente una meraviglia, che non potevamo aspettarci di più della vostra cooperazione, in cui non ci sono parole per esprimere il benvenuto a tutti, un caloroso applauso dal Comitato a voi. E adesso vorrei presentarvi un po' i nostri artisti. Io veramente non li conosco tutti bene per nome perché siamo stati pochissimo assieme, comunque li rileggo sull'elenco qui. La signora Cinzia Boi, cantante. Non mi posso sbagliare, sono molto felicissima anche con voi, benvenuta. Grazie. Un caloroso abbraccio da tutta la nostra comunità, sardi e non sardi, canadesi, americani, perché vengono anche dagli Stati Uniti. Un applauso a voi. Adesso il signor Franco De Muru, cantante. Dove mi ricordo? Prego, il mio amico preferito. A parte al nostro direttore, direttore presidente del folk gruppo Remittenti, un altro applauso. Ci abbiamo dopo Gianni De Nanni, cantante. Un caloroso abbraccio da tutti loro. Grazie. Grazie a tutti. Ancora ci abbiamo un altro interessante personaggio, Antonello Chello, chitarrista. Vedi, quando uno non sa conoscere le persone. Chiedo scusa. Niente. A
Allora, continuiamo di nuovo il nostro repertorio. Ci abbiamo Nino Manca, Lida Reserva, non mi sbaglio però, eh? Ancora Gianluario Sandia, fisarmonicista, benvenuto tutta la nostra comunità. Allora, Sebastiano Sanna, animatore. Ecco, però adesso venga qui con me. È lui l'animatore della serata. Questo signore qui, se voi non lo sapete, io ve lo annuncio, questo signore qui io l'ho svegliato alle 5 di mattina a casa per far sì che questo programma fosse andato avanti, perché la nostra comunità sarda è una cosa troppo favolosa e in due parole non si può esprimere solo con due parole. Ci vorrebbe un libro, una serata intera per esprimere l'emozione che noi proviamo per tutto questo gruppo di Interfolk dalla nostra bella Sardegna. E a questo punto io non so, io lascio il microfono a lei per il momento, perché l'altro me lo deve dare a me. Va bene? E comunque un applauso favoloso per il nostro presidente. Saludamos, sosteniamo salutare. Come fai da in inglese, come fai da in italiano, e tanto che gusto sono venuto dentro questa Sardegna nostra, fai da pure salto. E aspetto un applauso da suo salto, se vuole. Grazie a tutti voi. E questo saluto nostro, ho salutato la tanta Sardegna, con un abbraccio a mano di tutto quanto sono salto. Canto schiacchi di bene dai nuovi, non saranno, salutate di tutto. E noi se potete mandiamo un applauso umano a questa Sardegna nostra. Grazie a Manna dai coro e grazie a questo circolo che ha romanizzato questa festa manna dei cantatori e anche terra, pari a questa regione sarda, questa regione nostra, che si è assessorato al suo lavoro e alla sua migrazione, Luca Deiano Bischiatero, che ha dato questa possibilità a noi, sia a voi, di essere pari. Eppure non ci dimentichiamo della dottoressa Cau, che è stata una delle fattore più mannas, dove noi siamo impegnati in Canada, in questo circolo. Quindi noi finisci a Los Angeles a rappresentare Sardegna in questa Italia nel mondo. E poi che è stata questa assistenza di questa femmina, come è andata in Sara, che mi dà pensare a scrivere di Manzano da Gioletto, che mi dica che successe qualche cosa, se la famiglia mia. Ma quindi vuoi stare con voi. E noi se con tutto quanto su coro, sa con cooperativa di mentire, sono artista che sono in nove, vuol mandare un applauso da qualche cosa. Isco di momento si è difficile comprendere a noi sono tanti con nostro, sono tanti anche in terra, solamente sapete solo d'oro che si usa meno in Sardegna nostra, ma Isco con i interi dove è meno in questa sera. E sono contento di questo, sono contento se qualche cosa vogliamo fare che tutti ci vogliamo fare. Però devi pensare che sono artista nostro, sono cantatore, sono passato da un lugar di 25 e 30 gradi, cioè che vive in Delisi, a un lugar fritto di ore di 5 gradi, su da zero. Tanto sa ore che non è sai Delisi, ma è sa ore che le ore che dobbiamo sfruttare. Se fa qualche cosa che non ha, si deve perdonare, quindi è il nostro animale che dobbiamo schierarsi. Che se ne intende che non cadete sul momento, cadete a loro, che sono andati a chi terra lì scritte grenate. Se qualche cosa non anda, non scusa se ho scattato, se scusa che siamo passati da un clima a satir, puoi stare con voi, e noi siamo scontenti almeno di questo. Io non ando andato a questo scattatore se già ne è mezzo di branco, oppure ci sta in mezzo di gruppo. Quindi non lo posso fare questa sera. Tanti sarei se voi, se un posso applauso al vostro, chiedo a giudicare questa gente se ha cantato bene o se ha cantato male. Però se facete un applauso se ha cantato male, forse sarà una decisione di meno. E lui resta che vuole fare che a conoscere e cominciare da Sardegna nostra, da Sardegna nostra. Silenzio a voi. Un applauso, ma anche. Franco De Bull. Grazie a tutti.
questo, non te la puoi salutare. Nina Manca, senatore di terra. Antonello Cheno, senatore di terra. Leonardo Sandia, senatore di fisarmonica. Luciano Sanna, che diverse di traduisce l'animatore della serata, e ha disegnato di calamia questo compito. E lo so, ma chi devo dire che le fanno aspettare? Il segretario sarà per la prima. E lei era che si trovava giù solo, se non si trovava giù solo, se non si trovava giù di primo sesso. Commenti di gara che si rispetta, e noi la rispettiamo stasera. E primo si chiama una gara veramente come ti chiamiamo noi, sì? Sapriamo che questo è il re. Sapriamo che re ha un tempo su. Sapriamo che abbiamo tempo su. Damo sonore di cominciare, a Cinzia a voi, Savemina, nelle a voi sì, e a noi sì, un buon divertimento umano. Le nostre
parole, il nostro fisico morale particolarmente, che non si dimenticherà mai. A dimenticare il vostro volto non è tanto facile, perché per noi questo è un monumento che abbiamo piazzato nel nostro corpo, perché siete delle persone che non sempre noi vediamo, però li desideriamo. Li desideriamo come desideriamo l'aria, come desideriamo l'acqua, come desideriamo tante volte la nostra cara mamma, che tante volte manca e ci è molto cara di averla presente. Ma tante volte non è tanto facile questo. E perciò noi oggi non solo ci abbiamo la nostra madre, ci abbiamo il nostro padre e ci abbiamo la nostra casa sarda. Un ringraziamento particolare di questo grandiosissimo pensiero, che lo riteniamo qui nel nostro corpo, nella nostra associazione, che veramente è un ricordo che noi non l'abbandoneremo tanto facile. Un grandissimo ringraziamento al nostro presidente, vicepresidente, a tutto il comitato di questo monumento. Io lo chiamo il monumento sardo, perché è formato nel mio animo, nel mio corpo, di vedere tutti i sardi riuniti e calorosi, affettuosi e sempre favolosi. E l'incoraggiamento della regione che sempre ci dà, che l'altra volta abbiamo parlato per 9:30, per poter spiegare le emozioni dell'emigrante sardo nel mondo. Io ci tengo molto. Ho fatto un riassunto di tutti i sardi e di tutte le sofferenze dell'emigrazione. Perché chi non soffre vuol dire che non ha capito cosa significa il mondo della Sardegna. Io chiudo qua, non voglio toccare nessuna radice, stiamo bene anche in Canada, perché il Canada ci ha offerto molte cose, ma però la Sardegna è sempre Sardegna, e forza la vis.
Abbiamo promesso che stasera lo portiamo a vedere il bambino. Non è nato. Ah, bravo. Non è nato ancora. È nato. Comunque, da tutti noi, un particoloso, affettuoso e caloroso augurio di girare sempre il mondo da grand'uomo, da vero sardo, e di essere orgoglioso di portare sempre questo costume, che noi saremo al tuo fianco e se ce lo presti qualche volta ce lo indossiamo pure noi.